La sconfitta dei Sanniti aprì ai Romani la via verso la Magna Grecia, in cui erano stanziati i Greci che dall'VIII secolo avevano iniziato a colonizzare questi territori fondando numerose città. In particolare, nella terza fase dell'espansione nella penisola italiana, dal 280 al 266 a.C., Roma si trovò ad affrontare Taranto, una città molto potente che per contrastare i Romani si alleò con Pirro, re dell'Epiro. In un primo tempo, egli ottenne due vittorie non risolutive nel 280 e nel 279 a.C., ma venne definitivamente sconfitto nella battaglia di Benevento nel 275 a.C. Sconfitta Taranto, Roma ottenne il controllo sulle colonie greche del sud Italia, con cui stipulò accordi di sottomissione. La conquista della Magna Grecia ebbe importanti conseguenze sociali e culturali, perché i Romani entrarono in contatto con la raffinata cultura greca e ne furono, per così dire, conquistati. Nel III secolo a.C., la società romana non era più un mondo di rozzi contadini e pastori, ma aveva compiuto un importante salto di qualità, cominciando ad assimilare molti elementi della civiltà greca. That's all, folks. That's all, folks.